genere. Arce! Che? Quanto oggi? La cenere? Che? La cenere. Buongiorno. Ho un problema, buongiorno. È un problema? Quanti problemi ho io, signore? Non si capisce. Vabbè, ma sapesco i miei. Stai, fai, dove vai? Aspetti, devo parlare. Che stai facendo con questi tubi? Che sto facendo? Ha detto ieri che devo smontare il gazebo. Lo sto smontando, sto mettendo là. Sì, 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 hai ragione. Sai. Allora, ascolti. Oggi è il compleanno di Lisella. Me? Come me? Stasera devo fare la cena di gala con tutti gli ospiti altolocati, gente di un certo tipo. Ho pulito tipo. Tutto, tranquilla signora, ho pulito tutto. Che perché... pulito tutto, non è quello il problema è che viene l'amico mio, l'ambasciatore della Cina. Me? Oh, in Cina, 7 a tavola, porta male. Che ci posso fare? Come che ci puoi fare tu? Devi fare l'ottava persona, noi saremo 7, tu... l'ottavo, in mezzo a noi, capito? No, ma state giocando, ci sono barzellette qui, ma stiamo scherzando, mi piace che c'ho da fare. No, ma sì, come va? Tu non hai possibilità di scelta, tu devi essere l'ottavo, perché io non so proprio dove andarla a prendere l'ottavo. Che cosa devo dire? Che cosa devo parlare? Tu ma non devi parlare, scherzando. Non devi dire niente. Anzi, è meglio che non dici nulla, ti devi stare zitto, completamente zitto. Anzi, facciamo una cosa, oggi pomeriggio alle 3, vieni sopra, ti faccio un poco di lezioni, ti dico un pochettino come ci si comporta a tavola, un poco di educazione, un poco di galateo, e ti cambi perché con questo calzone strazzato non puoi venire, ti metto la cravatta del marito, vediamo già meglio qualche cosa di una camicia bianca situata, e tu devi fare l'ottavo a tavola. Mi raccomando, stai zitto. Ti sei proprio vicino a me. Se sbagli a dire qualche cosa, io faccio così e tu capisci che devi raddrizzare la strada. Capito a me? La cenere? Beh, fammi qua. Vado, mi raccomando, alle 3. Ehi, ti aspetto. Vado, aspetta. Salta di gambe, se non mi fa. All'estesa ritla, signore. Boh. Maresciallo, lei si accomoda là con la signora e la signora lì. La mia mogliera, prego. Brigantissima. Matilde. Sette. Non assist. Otto. La cenere, cugino. Cosa ha detto? Accomodati. Buonasera. La cenere. Mio cugino la cenere. Senti, figliolo, e come mai questo ritardo? Stavamo tutti in pensiero per te. Che è successo? Come mai? Stava il traffico. Va bene, stavamo giusto intavolando una chiacchierata. Prima ti stavo dicendo, Don Peppino, l'introduzione a proposito del traffico della patente a punti. È importante la patente a punti. In questa maniera abbiamo aggiustato un po' il codice della strada. Tu che cosa ne pensi? Sono d'accordo anche perché così si evitano le stragi del sabato sera, maresciallo. E lei che cosa ne pensa dell'introduzione della patente a punti? Io penso che sia una cosa giusta. E di che cosa si occupa la cenere? Io? E voglio dire, io... agriturismo. A questo punto io farei un brindisi alla mia figliola che oggi compie 25 anni. Sta bene! Alla grande! Evviva! 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 Salute! Salute! Senti, la cenere, però dimmi che ne pensi di questa figliola che ci allieta la serata, questo raggio di sole proprio. Ti piace? Rispondi tranquillamente, di quello che pensi della cuginetta.
Tranquilla, sei andato bene. Io me la farei proprio. Vabbè, pagando, diciamo. Buona la città.